Ultime battute per il viaggio apostolico di Papa Francesco in Messico. Il pontefice è arrivato a Ciudad Juárez, quinta città più grande del paese, secondo alcune statistiche una delle più violente al mondo, con le sue 950 bande armate che alimentano il narcotraffico. La località, situata sulle rive del Rio Grande, di fronte alla città texana di El Paso, è inoltre tristemente nota per le migliaia di donne scomparse, generalmente di umile estrazione sociale e impiegate nelle fabbriche clandestine. È proprio da questo scenario drammatico che Papa Bergoglio è voluto partire durante la visita al carcere Cereso, dopo aver salutato alcuni detenuti singolarmente e aver inaugurato la cappella Cristo Salvatore. Per rompere i giri viziosi della violenza e della delinquenza, infatti, non si può pensare semplicemente di incarcerare e isolare, togliendosi i problemi di torno. Il reinserimento non comincia negli istituti di detenzione, ma prima fuori, nelle vie della città, con la frequenza alla scuola dei bambini e un lavoro degno per le famiglie. A quanti hanno sperimentato la forza del dolore e del peccato, Papa Bergoglio ha ricordato che la misericordia del Signore raggiunge ogni angolo del mondo, che la prima porta santa è stata aperta con suo figlio Gesù e che questo anno giubilare straordinario ci aiuta a non rimanere prigionieri del passato, ma a guardare al futuro con la certezza che le cose possono cambiare, che è sempre possibile riscrivere la propria vita. Chi ha sofferto profondamente il dolore, potremmo dire ha sperimentato l'inferno, ha concluso, può diventare un profeta nella società. Lavorate perché questa società che usa e getta non continui a mietere vittime.